Buon pomeriggio a tutti, sono Stefano Raimondi, presidente di WeBlank e siamo arrivati al penultimo appuntamento di questo decimo festival di arte contemporanea Our Date. Oggi con noi numerosi ospiti, volevo salutare e ringraziare in particolare Mauro Zanchi, Sara Benaglia e Corrado Benigni. Il tema, come sapete, di questo appuntamento è la metafotografia. In particolare saranno presentati anche i due cataloghi che sono stati pubblicati su questo argomento e che sono frutto anche di due mostre che sono state realizzate a Bergamo al Museo di Baco. Volevo ringraziare davvero tutti voi e lascio la parola a Sara Benaglia. Grazie e ricordo l'ultimo appuntamento di oggi, poi alle 17. Grazie ancora a Mauro e Sara che vi vedo insieme. Sì, grazie a te, Grazie, ciao. Stefano. Allora, buon pomeriggio. Vorrei introdurre brevemente l'argomento di oggi, che è appunto Metafotografia 2. Metafotografia è un progetto iniziato nel 2018 e che definirei come un processo di incontro e scambio con alcuni artisti italiani che hanno lavorato, si sono confrontati con la fotografia alla luce di quelli che sono stati i cambiamenti in relazione a questo mezzo negli ultimi 15-20 anni in particolare. Quindi la fotografia, scrittura di luce, ha subito delle trasformazioni profonde nella transizione digitale e attraverso la stessa diffusione massiva nell'universo delle reti, sdoganato anche dall'uso dello smartphone. Quindi nel momento in cui la fotografia è entrata in contatto con l'informatica e le reti, è diventata un oggetto instabile. Per cui se la postfotografia definita da Jean Foncuberta è un contesto di pensiero visivo che certifica la smaterializzazione delle immagini e dei loro autori, la metafotografia è al contempo il metalinguaggio della fotografia, cioè il linguaggio di cui la fotografia si serve per parlare di se stessa e per interagire con altri sistemi, ma è anche un'apertura verso altri media, alterità del possibile, in una condizione che non è l'antecamera della condizione postmediale, ma è la condizione postmediale. Quindi Metafotografia sono stati due libri pubblicati, il primo nel 2019 e il secondo quest'anno, editi da Skinner Books e che sono appunto stati pubblicati in seguito a mesi di confronto tramite interviste scritte, parzialmente pubblicate nel 2018-2019 da Doppio Zero e poi dal 2019 in poi da Tipi Diary, dove abbiamo appunto anche questa rubrica, io e Mauro, che si chiama New Photography, e abbiamo lavorato con artisti il cui lavoro emerge chiaramente in un contesto postmediale, in cui la logica della disciplina fotografica è presente anche laddove, in questa transizione, un uso della fotocamera non sempre viene, appunto non c'è sempre un uso della fotocamera, oppure anche nel momento in cui viene realizzata una fotografia tramite una macchina fotografica, ecco, non è questa la modalità privilegiata per la formazione di immagini. Quindi, sia nei due libri di metafotografia, sia nelle mostre che abbiamo organizzato presso Baco, abbiamo preso in considerazione opere di autori, che sono immagini formate, con, dei software 3D che sono state hackerate da circuiti di telecamere di sorveglianza, che sono, dedotte da alterazioni della matrice di salvataggio, che sono state scaricate dalla rete. C'è un'appropriazione di immagini, ci sono scansioni e c'è anche una deriva scultorea dell'immagine in alcuni casi. Quindi questo passaggio estetico avviene in un contesto che è il contesto del capitalismo, della sorveglianza, della post-verità, e avviene anche in un momento storico in cui femminismo e studi decoloniali, per quanto comunque timidi siano in Italia, mettono inevitabilmente in crisi anche un'eredità storica della fotografia, che è un'eredità
storica che è stata costruita anche attraverso l'esclusione di alcuni soggetti. Per cui, insomma, inevitabilmente c'è una messa in discussione di chi sono i maestri, il che inevitabilmente appunto accelera un processo di rottura e un distanziamento dalle logiche storiche di esclusione di questi soggetti. Metafotografia 2 è stato appunto è un testo che contiene un saggio mio, un saggio di Mauro, e in cui abbiamo invitato anche ad intervenire Carlo Sala, che è il direttore del Festival della Fotografia Photo Open Up di Padova e direttore del Premio Fabbri, e abbiamo invitato anche Gian Gabino Pazzola, che è curatore presso Camera Torino. Per oggi abbiamo pensato di confrontarci con Teresa Giannicco e Alessandro Sambini, che sono appunto due autori presenti nel libro attraverso delle interviste, il cui lavoro è stato presentato in mostra da Baco, e con Corrado Benigni, che insieme a Mauro qualche anno fa ha iniziato un percorso sulla fotografia di paesaggio italiano in particolare, quindi hanno organizzato insieme le mostre di Luigi Ghirri, Mario Giacomelli, Franco Fontana, e poi il percorso ha continuato con una mostra personale di Nino Migliori e Olivo Barbieri, quindi avendo, come dire, il merito di avere portato a Bergamo degli autori insomma classici della fotografia italiana presso il monastero di Astino a Bergamo. Quindi vorrei dire un'ultima cosa prima di passare la parola a Mauro, e vorrei sottolineare che metafotografia non è nata con un intento neoavanguardista, per cui non definisce un gruppo di persone o di artisti, ma è un discorso, è un dialogo aperto che continua tuttora anche con confronti con artisti internazionali come Joachim Schmidt, Rick Kessel, Oliver Bloomberg and Channery, Elenaia Bundurakis, eccetera. E anche attraverso il quale abbiamo iniziato un dialogo con la curatrice Francesca Lazzarini, che nel 2017 è stata tra i fondatori di Poiuit, insieme appunto ad Alessandro Sambini, discipola di Kulkapol. A questo punto condividerei il libro. Beh, intanto io mi aggancio a quello che ha detto Sara, partendo da una precisazione forse. Metafotografia possiamo considerarla come un passaggio verso un'alterità e allo stesso tempo una ricognizione all'interno della ricerca di stampo artistico. È come se fosse un passaggio dal linguaggio al metalinguaggio, e quindi in questo passaggio c'è qualcosa che può essere indagato ulteriormente. Sicuramente un approccio metafotografico è già stato innescato dalle avanguardie inizio Novecento e anche dai surrealisti, cioè il fatto di riscoprire l'errore nelle fotografie trovate, una rilettura di Auger, quindi anche questo passaggio da qualcosa che era fotografico a qualcos'altro che ragiona anche su se stesso, ma allo stesso tempo cerca di espandere la visione verso delle nuove possibilità o altre possibilità. E, non so, se noi guardiamo anche, non so, un libro recente come quello di David Campani sull'arte fotografia, vediamo che ci sono almeno un centinaio di artisti internazionali che hanno tentato delle ulteriori possibilità del medium fotografico. E quindi cosa c'è di nuovo nella metafotografia? Soprattutto alla luce del fatto che già tentativi negli anni 60 con l'arte concettuale, quindi il riutilizzo della fotografia, non so, penso a Giulio Paolini, ma molti altri, far entrare la fotografia in una connotazione concettuale che
potesse aprire così un'apertura della visione. E la metafotografia attuale e quindi gli artisti che abbiamo individuato e scelto per questa ricognizione ovviamente può essere un passaggio di testimone tra chi prima ha cercato di ragionare all'interno e oltre il medium fotografico. E soprattutto c'è questa connotazione con il nostro tempo, quindi negli anni 60, all'inizio del Novecento, comunque fino a oggi, non c'erano stati, ad esempio, delle presenze tecnologiche come, ad esempio, la rete, internet, le telecamere di sorveglianza, la banda larga, insomma, tutte la possibilità di fotografare con i cellulari e quant'altro. Quindi questa esperienza della metafotografia è per lo più una ricognizione su come si stanno spostando le immagini attraverso il medium. Un medium che in molti casi è un'ibridazione con altri media, e quindi magari ci sono riferimenti con la pittura, con la scultura, con l'installazione, con la performance. E ovviamente questo è già stato sperimentato e percorso anche negli anni scorsi. Qui siamo però di fronte a un, non lo so, mi sembra di sentire come se ci fosse la possibilità di precorrere o prevedere delle questioni che saliranno in superficie tra qualche anno. Mi sembra che questi artisti abbiano, come diceva Breton, abbiano utilizzato il retino per cogliere l'oro del tempo. È come se ci fosse la possibilità di cogliere qualcosa che sta in sospensione nell'aria e qualcuno ci arriva prima di altri. E poi in metafotografia alcuni artisti hanno indagato la questione del rapporto con l'altro linguaggio, quindi con il linguaggio verbale, un linguaggio verbale che è anche portatore di immagini, e quindi c'è un'indagine tra tutte le possibilità dei sensi e della percezione, quindi indagare la realtà attraverso l'olfatto, ricordarsi un odore, un sapore, e da lì far scaturire delle nuove possibilità di collegamenti di senso tra immagini. Non so, ad esempio, questa immagine che vediamo ora nello schermo di Minelli è come se mettesse in azione una scultura effimera. Vedete che c'è una sorta di presenza nuvolosa, un fumogeno, quindi colorato, e quindi raccoglie in sé l'idea di una scultura nel suo farsi, un elemento pittorico, un'idea di sospensione, un qualcosa che continua a mutare. Ecco, questa mutevolezza dell'immagine, che in questo caso la fotografia ha fermato, ha cristallizzato in un determinato momento, e in realtà è solo un frammento di una performance o di qualcosa che si sposta e continua a mutare nel tempo. Allora, gli artisti che abbiamo chiamato per questa ricognizione, allora quest'anno erano Fabrizio Bellomo, Claudio Beorchia, Federico Cravarino, poi Ezio D'Agostino, i Discipula, Teresa Giannico, che è presente oggi, Io Cose, Silvia Mariotti, Luca Massaro, e Filippo Minelli, Francesco Pozzato, Alessandro Sambini, che è l'altro ospite di oggi, e poi Emilio Vavarella. E, come ho detto prima, la ricognizione è già partita però l'anno scorso, e gli altri artisti coinvolti erano Giulia Flavia Baczynski, c'era Alessandro Calabrese, poi Paolo Ciregia, Giorgio Di Notto, c'era Irene Fenara, Simone Monsi, Maurizio Montagna, Caterina Morigi, poi c'era Alberto Sinigaglia, Lamberto Teottino, poi c'era il collettivo Vecul Capol e infine Alba Zari. Quindi vedete che sono 25 autori che hanno indagato, ognuno secondo la propria ottica, secondo la propria proiezione, delle questioni
che sono una diversa dall'altra, per entrare in questa frammentarietà, invisibilità, alterità di ciò che sta in sospensione nel tempo e nello spazio. Allora, io magari allora adesso darei la parola addirittura a Teresa e poi magari faremo così un'indagine più allargata, anche richiamando i lavori di altri artisti. Quindi Teresa, do a te la parola. Ciao a tutti. Allora, io sono Teresa Giannico, vi presento brevemente il mio lavoro. Sono un'artista che per la costruzione delle proprie immagini utilizza più mezzi di comunicazione. Di sicuro il privilegiato è la fotografia, questo perché un po' per la mia formazione professionale, la fotografia è stata l'ambito che ho approfondito di più, e proprio per questo motivo ho sentito l'esigenza nel tempo di sviscerarne i contenuti e di analizzarne molto il linguaggio più che l'oggetto finale in sé per sé. Oltre alla fotografia intervengono poi anche la pittura, che fa parte sempre della mia formazione, anche se un po' più lontana, ma anche l'interesse per la scenografia. Questi elementi convergono tutti insieme appunto nella creazione delle immagini in cui, ecco, tecnicamente io cosa faccio? Costruisco dei piccoli spazi, tendenzialmente si tratta sempre di interni, di questi piccoli interni sotto forma di plastici, sono dei plastici fatti in carta, sono plastici tridimensionali perché finora quantomeno non sono mai stata interessata al collage perché ero più interessata nello sviluppare un po' le luci e le ombre nel dare quel senso di tridimensionalità a quanto andavo a fotografare. Su queste costruzioni tridimensionali poi vado ad applicare delle superfici che sono altrettante immagini fotografate, trovate in rete. Una volta costruito questo spazio, si tratta di spazi a volte ripresi da ambienti realmente esistenti, altre volte inventati, come nel caso della fotografia che stiamo vedendo, il plastico viene fotografato e succede che guardandolo dalla lente fotografica assume un aspetto completamente diverso. Si crea quell'ambiguità visiva che fa apparire questo luogo, questa costruzione quasi reale. Ecco, il mio obiettivo finale è proprio questo. Si spera più che altro che il fruitore di una mia opera possa domandarsi quando vede un mio lavoro se quello che sta guardando è reale o meno. Questo gioco, questo equilibrio fra la realtà e finzione per me aiuta a parlare appunto dell'ambiguità visiva e ricollegandomi a quello che è poi stato detto finora circa il metalinguaggio e la metafotografia, è proprio un'occasione per parlare non tanto del significato dei soggetti che sto rappresentando, quanto più dell'immagine in sé per sé. Il mio obiettivo è sempre stato quello di parlare appunto dell'immagine e di tutti gli step che ci sono per un autore, tutti gli step che intervengono per la creazione di una composizione. In modo specifico, quella che vediamo adesso è un'immagine che viene da una serie che si chiama Ricerca 8 del 2018. Si tratta di costruzioni di ambienti non esistenti in questo caso e vanno a riprendere e sono popolati questi ambienti di elementi parecchio discordanti fra di loro, ma l'intento non era quello di creare appunto tutta questa discordanza. In realtà gli elementi giocano semplicemente rispondono a un'esigenza di composizione, proprio perché il lavoro di Ricerca 8 è un lavoro strettamente legato alla composizione. Il fatto, ecco, l'immagine magari che stiamo vedendo adesso invece fa parte di una ricerca precedente che si chiama Layout, un progetto del 2015, in cui invece vado a costruire degli ambienti realmente esistenti. Per me in questo caso fu molto interessante sfogliare, in realtà no, non le ho sfogliate, ma le ho viste online su motori di ricerca dedicati all'affitto di case, in cui utenti privati
mettevano online delle loro fotografie di spazi che poi andavano a mettere in affitto. Si tratta di fotografie amatoriali, per me però molto più interessanti rispetto alle fotografie di interni classici e professionali, proprio perché più ricche di dettagli. In questo caso io sono andata a riprodurre in maniera estremamente fedele, sia per quanto riguarda il mobilio che è l'inquadratura, le stanze che avevo visto fotografate. Il fatto di riprodurle, perché la domanda che viene spontanea molto spesso è quella di chiedermi perché allora non hai esposto le fotografie originali. In realtà perché nelle fotografie originali noi avremmo visto la stanza, in questo modo invece con la loro ricostruzione noi guardiamo l'immagine. È un modo per spostare quindi per me l'attenzione. Quindi al di là del fatto che gli elementi possano essere appunto inventati o possano essere presi dalla realtà, per me la logica è sempre la stessa. Ho sempre fatto, almeno finora, nei progetti presentati nel libro e nel lavoro esposto in mostra al Baco, una riflessione proprio sul linguaggio della fotografia. E sul fatto che appunto la fotografia, avendo questo valore documentario intrinseco nel suo mezzo, ci porta inevitabilmente a pensare che quello che vediamo sia reale, quando comunque in un modo o nell'altro un po' tutti abbiamo per scontato ormai che non sia così. Però per me indagare proprio sulla messa in scena, perché anche per quanto riguarda queste immagini comunque stiamo parlando di luoghi sistemati, messi in scena sempre per la fotografia, mi interessava anche indagare quindi come gli autori di queste fotografie amatoriali avessero messo in scena questi ambienti. A me, ecco, partendo un po' di più dal principio, ha sempre interessato vedere delle immagini in cui la messa in scena fosse molto più palese, nonostante pensi che comunque la messa in scena ci sia sempre, perché al di là del fatto che si fotografi uno spazio reale, comunque c'è sempre l'intenzionalità, come sappiamo, di chi poi c'è dietro la fotocamera. A me lavori tecniche come ad esempio possono essere il trompe-l'œil oppure le scenografie teatrali dei musei di scienze naturali, ma anche i primi ritratti fotografici in cui il soggetto veniva messo di fronte ad un fondale, per me sono sempre stati molto, molto intriganti, più che per il messaggio finale che volevano comunicare, quanto per le modalità in cui questo messaggio voleva essere comunicato. E per me in questo caso in maniera anche molto palese, è molto interessante dal mio punto di vista cercare di portare anche il fruitore a leggere nell'opera tutti i passaggi che l'autore ha messo in atto per costruire la propria immagine. Appunto per questo motivo potrei aggiungere che i modellini costruiti in queste serie sono dei modellini molto semplici, questo per più motivi, sicuramente non ho intenzione di essere un bravo artigiano, né tantomeno voglio spendere troppo tempo nella costruzione di questi plastici, perché altrimenti il lavoro perderebbe di freschezza. Inoltre voglio rendere palese anche che si tratti di una costruzione, trovare quel punto di equilibrio in cui appunto si possa creare l'ambiguità visiva che cerco. E nulla, questo è il mio lavoro, non so se sono stata chiara un po' su tutto, ecco, questo qui è un altro lavoro che segue un po' la linea di ricerca 8 ed è un lavoro che mi è stato commissionato da Phantom nel 2019 per una mostra a Barcellona di cui oltretutto fa parte anche Fabrizio Bellomo, presente nel libro. E anche in questo caso in realtà si tratta di un'immagine che ha degli elementi molto evocativi, poiché la commissione, il tema della commissione si basava sulla mia regione che è la Puglia, eravamo una decina di artisti pugliesi a partecipare a questa mostra e quindi sicuramente ci sono degli elementi che hanno un aspetto fortemente evocativo, ma anche in questo caso sono scelti principalmente per aderire alle esigenze di composizione, per cui sono stati scelti in base ai colori e alle forme, motivo per cui spesso non comunicano
molto fra di loro, ma quello che mi interessa è appunto comunicare la composizione e il tipo di lavorazione che è stato fatto per raggiungere questo tipo di immagine. Nulla, io direi che di aver presentato un po' a grandi linee quello che faccio, poi non so se sono stata chiara in tutto e se poi dopo ci sono anche delle altre domande. Corrado, vuoi entrare tu adesso e fare un intervento, magari poi facendo una domanda a Teresa? Scusa, non ti sentiamo? Ecco, sì. Scusate. No, grazie innanzitutto di avermi invitato in questo, dialogo, all'interno di questo confronto. Beh, intanto due parole sul progetto di metafotografia. La fotografia, per come siamo abituati a pensarla, a viverla e anche a studiarla, l'ha accennato nell'introduzione Sara, ha subito almeno negli ultimi 45 anni scosse telluriche veramente enormi, veramente importanti, e forse siamo arrivati oggi a che quelle scosse stanno producendo una vera e propria esplosione. Esplosione del concetto stesso di fotografia, tanto da diventare il termine e anche appunto il concetto di fotografia probabilmente improprio se riferito ad alcune opere e senz'altro oggi desueto. Io penso che il merito del progetto di metafotografia sia stato anche quello di registrare questa crisi del concetto stesso della parola fotografia. Non è solo una questione nominale, le parole sono le spie anche del pensiero che poi dà vita alle opere. E non è un caso che quasi tutti gli artisti chiamati in questi biennalità di progetti abbiano riflettuto sulla fotografia stessa attraverso le loro opere. Quindi direi che metafotografia ha questa doppia accezione. Da un lato, certamente, di proporre delle opere che vadano oltre, come dice il termine, la fotografia, ma metafotografia anche come riflessione sulla modalità espressiva che è e artistica che è la fotografia stessa. Diciamo che questi autori, insomma, relativamente giovani o relativamente giovani, hanno portato, a mio avviso, alle estreme conseguenze quella che è stata una riflessione che dalla metà degli anni 70 e poi negli anni 80 hanno avviato alcuni autori, alcuni dei quali in Italia mi sono occupato con le mostre recenti, senz'altro quella del 2020 con Olivo Barbieri. Gli approcci però verso, come dire, l'idea di metafotografia mi sono parsi molto diversi tra loro, ed è questa anche la ricchezza del progetto. Gli stessi due autori che abbiamo ospiti oggi, che sono Teresa Giannico e Alessandro Sambini, hanno due visioni, fortunatamente diverse. Per quello che ne ho potuto coglierne, mi pare che entrambi si muovono su un confine sottilissimo del concetto di fotografia, ma se Teresa rimane al di qua di quello che noi siamo abituati a concepire come fotografia, Alessandro invece cerca di superarlo questo confine. Attenzione però, perché spingere le possibilità della fotografia rimanendo nell'ambito della fotografia a volte è un'operazione, anzi per quanto ne pensi io è un'operazione molto, molto più complessa. John Berger diceva che le fotografie non traducono dalle apparenze, ma semmai le citano. E questo è vero, e questo significava per John Berger affermare quello che a volte noi diamo anche per scontato, cioè il pensare che la fotografia sia un linguaggio. Ecco, la fotografia non è un linguaggio, o quantomeno non è un linguaggio trasformabile, proprio perché le apparenze le può solo citare e non le può, tradurre. E quindi in questo modo, non esistendo la fotografia come linguaggio,
probabilmente, anzi certamente, la fotografia non può in alcun modo mentire, in qualche modo. Il che non vuol dire, come anche dice Teresa nella sua bella intervista contenuta nel volume, che la fotografia ci dica una verità assoluta. Non è più una questione di verità, è semmai una questione di senso che quella porzione di verità che le fotografie portano con sé possono suggerirci. L'operazione di Teresa ai miei occhi mi è sembrata veramente interessante, perché ci svela la menzogna della fotografia. Attraverso la costruzione dei suoi tableau di simboli, di figure, come dire, rende molto credibile quella che è la menzogna insita nella fotografia, e quindi in qualche modo rivelandoci quello che è il meccanismo e in qualche modo anche il limite della fotografia stessa. E quindi da parte mia, come dire, mi soffermo un po' di più sul lavoro di Teresa, perché lo sento un pochino più vicino anche al percorso che io ho fatto sulla fotografia, non come fotografo, ma scrivendone di fotografia. E quindi si interroga molto sul problema della visione. Oggi credo che la maggior parte degli autori più interessanti oggi sono quelli che appunto portano alle estreme conseguenze quella che è stata il rapporto proprio della percezione. Non è un caso che la fotografia oggi venga anche presa molto a modello anche per quanto riguarda le neuroscienze, applicando per esempio nelle loro teorie del blending cognitivo proprio la successione di immagini che spesso gli autori utilizzano nei loro lavori. Quindi mi interessa chiedere, partendo da queste premesse, proprio il rapporto tra il vero e la rappresentazione del vero nel lavoro di Teresa, la quale comunque non rinuncia mai, lo dice nella risposta alla prima domanda, e l'ha accennato anche nel suo intervento poco fa, a una dimensione comunque documentaria. E oggi parlare di fotografia come un'accezione documentaria è, a mio avviso, a volte molto più dirompente che invece non trattare questo elemento nella fotografia. Insomma, è come fare poesia rimanendo all'interno di forme chiuse. Io che mi occupo soprattutto di poesia, a volte è veramente molto più difficile stare dentro la rigidità di una forma, ma rompendo in qualche modo con quelli che sono gli schemi espressivi che la lingua ha. Ecco, per me, io sì, parlo del valore documentario della fotografia, ma ecco, di mio lo intendo in questo modo. Credo che la macchina fotografica, a livello proprio tecnico, sia un macchinario che effettivamente riesce a registrare in maniera molto mimetica le superfici. Questa cosa, sia per questo motivo, sia per una questione di esperienza, la fotografia ci porta a credere, quindi, sempre, che quello che vediamo non è astrazione, non vogliamo chiamarla astrazione, ma un punto di vista o una... spesso è anche trasformazione della realtà, molte volte la fotografia, però noi per esperienza personale siamo portati a credere che quello che vediamo ha una base di verità. Poi ci possiamo ragionare un po' di più su dopo, ma questa è la percezione che abbiamo all'inizio. Ovviamente col mio lavoro do questa impressione a primo impatto, però poi la voglia è quella di ragionare insieme a chi fruisce della mia opera su tutta, appunto, come la chiamavi tu, la menzogna che c'è dietro. Non a caso poi comunque i miei lavori, questo non l'ho detto prima, vengono presentati unicamente come fotografie. Esporre il plastico non avrebbe assolutamente nessun senso, perché a parte il fatto che sono plastici così, sono costruiti con materiale così semplice che hanno una vita brevissima, in secondo luogo veicolerebbero tutt'altro tipo di messaggio, così come magari dicevamo anche nell'intervista, nei lavori come quello di cui stavamo parlando ultimamente,
dove ci sono queste sorte di installazioni, che sarebbe sicuramente molto suggestivo vedere dal vivo in scala 1:1. Io preferisco più parlare dell'idea di quelle installazioni più che dell'installazione di per sé. Poi, non so, io ho ragionato tantissimo sul linguaggio di questo mezzo, e per me tuttora è un argomento molto interessante. Spesso però, questa è una domanda aperta per me, soprattutto in questo periodo un po' controverso dovuto alla pandemia, che comunque mi sta dando tanto in modo più che di produrre, quanto di riflettere su quanto fatto e su quanto si può fare. Mi chiedo anche quanto però questo possa essere una gabbia, perché per la fotografia può essere anche, parliamo tantissimo del suo linguaggio, e mi chiedo quando avverrà il passo successivo, nel senso di considerarlo uno strumento un po' pari agli altri, e di considerare ormai l'immagine fotografata una parte integrante del nostro giacimento visivo, per cui non ci sarà probabilmente più bisogno di pensare al processo che ci ha portato ad utilizzarla. Vorrei pian piano, io da artista, slegarmi, ecco, da questo tipo di pensiero. Sì. Alessandro, vuoi intervenire tu ora? Sì, buongiorno a tutti, mi sentite sì. Bene? Sì. Allora, volevo ringraziare anzitutto per l'ospitalità, The Blank, ovviamente Mauro e Sara, salutare Teresa e Corrado, che ci vediamo qua su questo schermo. Io però parto da... vado all'inizio e ricomincio, nel senso che parlo dei motivi per cui mi hanno portato a elaborare un modo di trattare l'immagine e la fotografia nell'arco degli anni. Semplicemente è nato per un'esigenza di economia delle immagini, o come dice un mio amico Dennis, di ecologia. Nel senso che avevo fatto tutti i test possibili, immaginabili, fotografando gatti, cigni, in tutte le maniere possibili, il macro, il notturno, eccetera. Poi ho esteso questa pratica tecnica anche a tematiche più legate al territorio. A un certo punto ho deciso di fermarmi, pensando che di fotografie ce ne fossero già abbastanza, e quindi che avesse senso quantomeno calcolare il momento, o comunque capire se era necessario farne un'altra, eccetera. Per un po' mi sono messo a lavorare con immagini prodotte da altri, e tra l'altro qui c'è un esempio a me caro, che è Grand Tour realizzato a Pieve di Cadore con Dolomiti Contemporanee nel 2017. Sono vari pittori amatoriali figurativi che ho invitato a descrivere attraverso la loro pittura, proprio fare un quadro, di un luogo legato all'arte contemporanea, che era poi il Forte di Monterico, dove inaugurava questa collettiva, e loro durante l'inaugurazione dipingevano questo momento. Ho inserito all'interno di questo paesaggio un elemento esogeno, non appartenente direttamente a quel paesaggio lì, una barriera stampata in 3D in polvere dolomitica, diciamo, che hackerava il paesaggio. Loro però lo includevano in questo loro quadro, e mi piaceva l'idea che ci fosse un mix tra un paesaggio reale e un paesaggio altro, cosa che secondo me è ancora più forte nel lavoro fatto invece a Palermo, durante un breve periodo dove Via Saterna organizzava delle residenze con artisti, e lì ho inserito invece un furgone utilizzato durante un attacco terroristico a Londra.
E quindi diciamo che la distanza tra il paesaggio esistente e il paesaggio inserito era ancora più forte. Però appunto questo è un esempio di come mi piace lavorare. Mi interessava che qualcun altro descrivesse con i propri occhi quello che stava accadendo. Ecco, questo di fatto poi ho esteso questa pratica. Beh, prima sono partito con materiale d'archivio scaricato da YouTube, perché ce n'era veramente tanto. Poi in questo progetto qua che vedete, questo verde, non è altro che una installazione fatta a Venezia alla Galleria Michele Arizzo di un robot, si chiama People at an Exhibition, che filmava chiunque passava davanti. E nella stanza precedente veniva dichiarato che chi entrava nella stanza, la sua immagine sarebbe diventata di dominio pubblico. Quindi chi entrava sapeva che questa immagine finiva da qualche parte. E dove finiva? Finiva su un canale YouTube che si chiama People at an Exhibition, al quale invito tutti a iscriversi. E praticamente non è altro che una libreria gratuita di footage green screen, cioè di persone su uno sfondo verde che chiunque può liberamente inserire nei propri video. Magari qualcuno ha fatto una mossa che può venire utile, famoso John Travolta che nella GIF che non sa come spostarsi. E questo quindi è, in qualche maniera ho contribuito anch'io a creare degli archivi di immagini di libero utilizzo. Il robot si chiamava Giorgina, si chiama Giorgina perché è eterno. E poi qua c'è una mano, a destra in basso, in bianco e nero, che è parte di una statua, un lavoro che ho fatto con Giovanna Repetto all'interno di un progetto suo che si chiama Palco, e praticamente era un'opera collocata all'interno di una casa che partiva proprio da una fotografia. Poi in futuro questo progetto verrà, diciamo, raccontato maggiormente, per cui cerco di essere sintetico adesso. Ma sostanzialmente c'era una fotografia di sopralluogo di questo spazio che in teoria doveva servire a me per capire com'era questo spazio. Ho pensato che se un mio lavoro dovesse, se avessi dovuto inserire un'opera all'interno dello spazio, quantomeno avrei dovuto conoscerlo bene. E quella fotografia non era sufficiente. Per cui, siccome in questa fotografia appariva il destinatario di quest'opera in una certa posizione, ho deciso di costruire una statua di questa persona in quella posizione, scansionandolo e ristampandolo con una tecnica bianco e nero che abbiamo utilizzato, che arriva direttamente dall'Olanda, sviluppata da un tecnico della Ultimaker, che è una fabbrica di stampanti 3D. E quindi sì, c'è una relazione con la fotografia. Questo è una performance pubblica che ho fatto nel 2018. Ho trasformato un negozio sfitto in zona via Farini a Milano in un finto centro massaggi, centro relax. Questa è una foto dall'interno verso l'esterno. Era vuoto all'interno e per 3 settimane però è apparso, diciamo. Io ogni mattina alle 6 di mattina e alla sera quando tutti chiudevano andavo ad aprire e chiudere la Claire e c'era un campanello che la gente poteva suonare. Al posto del classico campanello però ho messo un tasto Amazon Dash Button, e questo tasto serve appunto, Amazon desidera che noi mettiamo questo pulsante sulla lavatrice, è collegato alla Dixan, per esempio, premiamo il pulsante quando finisce il Dixan e ci arriva un pacco di Dixan a casa. Invece che andare sul cellulare e selezionare ordina altro Dixan,
usiamo un bel tasto. Invece il mio tasto era collegato alla marca Durex, e ordinavo di fatto, allora, la gente quando veniva a suonare di fatto ordinava una serie di prodotti della Durex che ho accumulato e messo in mostra, tra l'altro proprio a Baco, nella mostra legata a questo libro. E dopo 3 settimane, come è apparso, è scomparso perché l'ho smantellato con le serrande chiuse e la gente ha detto: e cos'è successo? Ovviamente è stato interessante a livello di rapporto col territorio, perché comunque tutti ne parlavano, erano tutti incuriositi, era interessante vedere la gente aspettare per entrare, le macchine ferme in fila, che la gente usciva, suonava, stava in macchina, aspettava e nessuno apriva, per cui questo non faceva altro che aumentare la curiosità. Ecco, chissà. Beh, è un lavoro fotografico per me, per esempio, questo, perché sì, ho, diciamo, riflettuto sulle immagini stock, che sono quelle che ho usato per realizzare queste vetrine. Diciamo che l'indagine fotografica è ad ampio spettro, in generale. Dico l'ultima roba, giusto per dare un cappello a questa cosa, che mi piace l'idea di creare delle realtà alternative alla fine di tutto, e di quelle realtà lì creare una documentazione fotografica. In questo momento qua, ecco come mi piace pensare alla fotografia. Io ti vorrei fare una domanda, Alessandro. Prima, quando ho detto di Poyuit, mi sono dimenticata Gaia Tedone. Scusa Gaia, però volevo chiederti se potevi parlarci appunto di che cos'è Poyuit, nel senso che con metafotografia, l'abbiamo detto più di una volta, il fatto di fare delle interviste, di relazionarci con diversi autori, fa sì che invece di costruire un discorso, un saggio teorico detto dalla voce di un curatore, un critico, il fatto di come dire, instaurare un dialogo fa sì che dei concetti emergano da, come dire, da una costellazione di voci, e penso che Poyuit sia stato un precedente e sia tuttora un precedente importante, quindi volevo chiederti se ti va di parlare un po' di questo. Sì, beh, praticamente Poyuit, come hai detto tu, metafotografia non è un tentativo di dare un nome a una neoavanguardia o altro, ma non è altro che mettere, come dire, far emergere un movimento che con voci diverse è emerso negli ultimi anni. Poyuit non è altro che un coagularsi, uno dei coagularsi di queste voci, per vari motivi, d'amicizia e di reciproca simpatia, ci siamo voluti mettere insieme e abbiamo deciso di ragionare insieme, e quindi Poyuit non è altro che un piccolo coagularsi. Tra l'altro, prima, durante questa diretta, c'è stato un momento molto, molto poyuitiano, quando Mauro parlava della foto di Minelli, ma non c'era la foto per un po'. Ed è quello che abbiamo fatto ad Amsterdam, perché una delle performance di Poyuit è stata una radio ad Ansin, Amsterdam, nel 2017, dove eravamo praticamente all'interno di una mostra di fotografia, ma non facevamo vedere le immagini, né parlavamo. Era una radio, parlavamo delle immagini. Una delle parti di quella radio, del palinsesto, era andare negli stand degli altri gruppi selezionati, affinché loro descrivessero a voce le immagini. Per cui era proprio così: come vedete c'è questo, come vedete qui sto parlando di questo, ma in realtà era solo acustica, era solo sonoro. Beh, anche il nostro libro, la nostra ricerca è stata al confine tra queste possibilità. Molto spesso certe immagini che vengono così evocate attraverso la parola, beh, anche Corrado sicuramente sa che un verso richiama delle immagini e porta dentro anche un ritmo, una metrica, e questa concorre per rendere un'immagine più o meno efficace.
E quindi abbiamo cercato di stare al confine con queste ricerche, soprattutto Fabrizio Bellomo, Luca Massaro, anche Minelli hanno giocato con questa doppia possibilità, cioè mettendo nelle loro fotografie l'immagine di una parola che evocava qualcos'altro. E quindi riprendendo magari certe cose già percorse da Walker Evans, da Eggleston e da altri, c'è una così un'attualizzazione di ricerche che sono state già percorse. E quindi tracciare questa continua ripresa, come se fosse un fiume carsico che si inabissa, poi ritorna in superficie, poi ritornerà sotto, poi si ripresenterà, in qualche modo va a mostrare che questa ricognizione che stiamo facendo, che tra l'altro è un'opera aperta perché probabilmente continuerà e si espanderà anche verso artisti internazionali per vedere che cosa sta accadendo e dove stiamo andando. E, non lo so se Corrado o qualcuno che sta ascoltando vuole fare una domanda a noi o agli artisti invitati. Vediamo se c'è qualcosa. Ecco, c'è una provocazione che leggo e vi giro. Ma si deve parlare così tanto per spiegare le opere o dovrebbe essere l'opera a dire qualcosa? Chi vuole rispondere? Teresa? No, no, nel senso, sì, c'è una parte di verità in questa domanda. Nel senso poi che quando andiamo a vedere una mostra è normale che l'opera deve parlare da sola e che ognuno poi ne prende il significato che più lo rappresenta, però ovviamente qui è un discorso che facciamo fra di noi in cui abbiamo bisogno anche di analizzare quello che stiamo facendo, c'è bisogno comunque di riflettere sul linguaggio e su una poetica, anche questo è altrettanto importante, non è così scontato. Sì. Corrado? Sì, beh, questo del, in effetti è una domanda, come dire, comunque molto interessante, quella che pone chi ci sta ascoltando. Qualche volta anche io e te, Mauro, discutiamo di proprio di questo aspetto, come dire, non vuole essere una nota critica, ma giusto così, in questo ambito informale di discussione, l'impressione è che, mi riferisco soprattutto agli autori delle ultime generazioni, noto che sono autori attrezzati dal punto di vista intellettuale, culturale e di formazione, però a volte questo sembra andare a schiacciare poi l'opera stessa in qualche modo, cioè il concetto sembra andare, come dire, schiacciandosi quando arriva all'opera. E, ecco, questa è un'impressione che è una tendenza un pochino generale, ovviamente, da quando c'è l'arte concettuale, ovviamente il concetto è centrale, ma a volte mi pare scadere in una gravità di concettosità. Ecco, questa è un pochino l'impressione. Ovviamente è un'impressione generale, no? Non sui singoli, non su tutti i singoli autori. Francamente questo lo trovo un limite. Posso dire una cosa io? Secondo me va anche considerato un altro fattore, che è quello per cui, almeno secondo me, l'estetica da un po' di anni a questa parte ha preso una direzione che è, come dire, quasi una declinazione etica, ha una declinazione che inevitabilmente portano, come dire, la modernità che è morta negli anni 70 ad evolversi in altre forme, per cui quello che a volte ci aspettiamo da un autore, ma anche da una mostra, no? Una mostra che è uno spazio espositivo, c'è un titolo, c'è un curatore, c'è una data di inizio, c'è una data di fine, c'è anche certi confini, quasi dei paletti per cui ci aspettiamo determinate cose, inevitabilmente vengono spostati. Quindi nel momento in cui i Carlo Argan, i grandi critici, no, che parlavano loro e gli artisti stavano zitti, sono stati messi in discussione, allora diciamo che questa provocazione mia e di Mauro in questa direzione serve proprio per quello, per mettere in discussione la voce
del critico o del curatore che mette la sua impronta, la sua garanzia anche economica a dei progetti. Non so, io mi sono occupato prima di approdare all'arte contemporanea di artisti del 400 e del 500 e ogni volta che si andava ad approfondire un dipinto di quell'epoca, quindi periodo umanistico, c'erano questioni legate all'alchimia, alla cabala ebraica, all'ermetismo, alla filosofia, insomma c'era tutta una serie di questioni che a prima vista un ritratto o un dipinto anche a tema sacro non facevano emergere. Se uno non conosceva chi era il committente, se non conosceva le letture dell'artista, se non conosceva in che ambito si era formato, questo per dire che anche guardando un'opera d'arte antica, di primo acchito non si colgono tutte le complessità e tutte le sfumature che si porta dentro, anche come, e soprattutto non si coglie quel senso enigmatico che le opere d'arte che funzionano riescono a rilasciare come se fosse un'aura ulteriore. Se andiamo a rivedere tutta l'arte contemporanea, ricordo quando ero giovane alle prime armi, ero affascinato dagli scritti di Beuys, ma facevo fatica a comprendere le sue opere, cioè andavo e vedevo delle opere che non mi tornavano rispetto ai libri, i pensieri e l'intuizione che avevo avuto e che avevo letto. In realtà col tempo si capisce che tutto è strettamente connesso. E quindi rispondo a Primo Formenti che le opere innescano tantissime parole, soprattutto quelle che funzionano, perché sono magari delle provocazioni in alcuni casi, sono dei riferimenti che, oppure sono solo dei passaggi di consegne da un artista a un altro, oppure sono opere che prevedono delle questioni che verranno comprese dopo 50 anni. Tutta la storia dell'arte insegna che è un continuo spostamento e penso che anche questi due esperimenti della metafotografia sia solo un ulteriore spostamento per cercare di capire dove stiamo andando. Penso che sia in sintesi questo. Alessandro, vuoi aggiungere qualcosa rispetto alla parola che va a spiegare? No, io sono d'accordo con quanto ha detto Teresa, mi accodo. Secondo me le cose non vanno in contrapposizione, il fatto che un'opera possa parlare è una cosa, il fatto che se ne possa parlare è un'altra, le due cose non si annullano a vicenda, per cui possiamo certo possono parlare da sole a seconda di chi sta davanti, possono non parlare, è una relazione che avviene oltre l'autore, in uno spazio altro, noi qui in questo spazio qua invece proviamo ad affrontare i motivi per cui ci portano per esempio a non scattare delle immagini al buio, piuttosto che a ricreare dei diorami, piuttosto che a fare delle performance pubbliche, eccetera. Stiamo cercando di capire anche noi, attraverso questo parlare, il perché. Poi non è una cosa che facciamo sempre. Sì, io questo non so se si sente. Sì. Ecco, no, assolutamente, questo lo condivido, tieni conto che questo poi è un discorso che lo puoi allargare anche ad altre forme espressive, che va dalla narrativa alla poesia. L'impressione però oggi è che, come dire, gli autori tendano a scavare loro stessi la strada interpretativa delle loro opere. E quindi in questo senso quell'opera, per usare il termine di Umberto Eco che ha citato Mauro, quindi di opera aperta, in realtà poi non è così aperta, almeno dal punto di vista della sua leggibilità. Ecco, questa è solo l'impressione, ci mancherebbe la consapevolezza di un artista sul proprio lavoro è fondamentale. Ecco, mi pare che a volte gli autori siano un po' troppo consapevoli ultimamente. Viene da dire per fortuna, ma lo dico un po' così distinto. Per fortuna che sono consapevoli. Troppo ho detto. Consapevoli. Sì.
E poi se posso aggiungere una cosa sul commento qui a lato, cioè, la presentazione che abbiamo fatto oggi di metafotografia è una presentazione online. Siamo contenti che il Festival di Ardente sia comunque abbia avuto comunque il modo di esistere quest'anno, anche se online. E volevo, se posso, se siamo in saluti, volevo comunque complimentarmi con Stefano, con Claudia per aver portato avanti questa iniziativa, nonostante nessuno piaccia essere presente online, perché essere presente online significa anche banalizzare tutta una serie di cose, significa muoversi in un contesto della post-verità, significa muoversi in un contesto in cui ci dobbiamo come dire, confrontare anche con dei commenti che sono quei commenti che poi vanno a costituire, no, c'è la bugia, c'è la verità alternativa e poi ci sono anche le stronzate che sono quel tipo di menzogna che spesso viene, come dire, comunicata in rete e che ognuno si sente, come dire, autorizzato, come nel caso dei commenti a lato, a volte di intervenire. Volevo appunto, al di là di questa cosa, volevo complimentarmi con Stefano e Claudia per aver portato avanti Ardate e soprattutto per averlo fatto senza utilizzare quella retorica di Bergamo, città colpita dal Covid, eccetera, che purtroppo in questo momento sta magari emergendo in alcune di queste occasioni, mentre credo che il discorso rispetto al sistema dell'arte, alla chiusura dei musei e a quelle che sono le condizioni economiche in cui gli operatori culturali si muovono debbano essere, come dire, affrontate in un'altra maniera e senza pietismi. Ho preso un'altra direzione, però ci tenevo a dire. Teresa, vuoi fare la chiosa o hai qualcosa da aggiungere? Io purtroppo, sì, scusate, gli ultimi pezzi, non so se mi sentite? Sì, prima sì. Di tutto. Sì, ho perso qualche pezzo alla fine per problemi di connessione. Comunque, no, nulla. Ci sono tante domande sul serio a cui rispondere ancora. C'è tutto un ragionamento da fare su quello che può anche venire dopo la fotografia, perché comunque ne abbiamo... Noi come autori penso che stiamo lavorando anche su questo. Questo lo ritengo un momento importante anche per pensarci, e però per me rimangono, per concludere, veramente tante domande aperte a cui non ho delle risposte nello specifico. Poi come autore per me è normale buttarmi nel lavoro e poi cercarle lavorando, le risposte strada facendo, per cui vedremo che succederà. Grazie. Ma sei tentato di dirti come vedi tu, come immagini una fotografia del futuro? Allora, il problema è che quando si parla di fotografia, cioè, abbiamo sempre in mente poi la macchina, per cui è difficile slegarsi da questo concetto di macchina. Io la fotografia del futuro a questo punto la vedrei come un'immagine, cioè, in generale, un ibrido come un altro, non penserei più, ecco, alla macchina fotografica. Sì, mi svincolerei molto ancora di più di quello che facciamo oggi, da quello che è la macchina fotografica, probabilmente anche dalle fotografie trovate, dalle fotografie che preleviamo online. Ultimamente, onestamente, cioè, rispondo pensando a quello che sto facendo ultimamente, lavoro sì con, sto fotografando molto meno, lavoro con immagini sempre trovate, ma molto spesso anche le immagini trovate iniziano ad essere una gabbia per me, è sempre qualcosa a cui mi devo ancorare, per cui cerco di inventarle io in maniera anche digitale. Perché non voglio più avere quel contatto con la realtà così forte che a un certo punto può limitarmi e cercare magari di avviare più un flusso di pensiero, ecco, meno probabilmente concettuale, ma un po' più libero. Questa poi magari è la mia esigenza in questo momento. Beh, non è poi sbagliato pensare che probabilmente dopo tanti anni che gli artisti lavoreranno sulle foto trouvé o sulle immagini prelevate dalla rete, si annoieranno e passeranno ad altro, sicuramente. No, sì, all'inizio sì. Può essere uno stimolo, poi diventa qualcosa da cui allontanarsi, come è sempre accaduto. Certo, ecco, sì, io sono in quella fase lì, per cui però non ho ancora molte risposte, sto cercando di capire anch'io che strada prendere.
Sì, mentre Alessandro ha già compreso no. Il volto, dice preso... che ha già compreso, ha abbronzato in Sicilia. Ho compreso infatti cosa bisogna fare durante il periodo di zona rossa. No, scherzo. No, sono qua per lavoro, quindi sono abbronzato per lavoro. No, tu Mauro parlavi di presenze. Il mare è oltre il monitor. Sì. Madonna, che bello. Letteralmente. Ma da domani sono ancora a Milano. Quindi... No, stavi dicendo, scusa, ti ho interrotto. Che tu parlavi di presenze tecnologiche, si tratta di capire quali saranno le prossime presenze. Prossime scoperte. Sì, esatto, in maniera in cui ci lavoreremo, anche se secondo me rimarrà viva. A me piace molto la fotografia dei pionieri americani fino a 800, cioè quella fotografia che ha lo scopo di documentare. Quella fotografia lì per me rimane viva, ecco. Rimarrà viva. Beh, penso che noi ragioniamo su dove possa andare la fotografia, perché siamo fortemente attratti dalla fotografia. Non so, io continuo a girare in contemporanea i mercatini delle pulci e continuo a acquistare fotografie degli anni 40, 50, 60, quelle in bianco e nero. Quindi e continuo a ragionare sulla fotografia anche dell'Ottocento, quindi sicuramente c'è un forte amore. Siamo solo magari curiosi di percorrere altre possibilità, penso che sia per tutti così, noi no? Beh, una roba veloce, basti pensare all'intelligenza artificiale che per la gran parte il motore che la muove oggi è di tipo visivo, cioè sono pixel, sono immagini prodotte. Le immagini che produciamo ogni giorno costituiscono dei dataset che possono essere usati per creare un modo di ragionare, ovvero un algoritmo in termini di computer, però molto dell'intelligenza artificiale attuale parte dall'analisi di immagini prodotte. Eh sì, cioè infatti non abbiamo citato questo elemento algoritmo che realizza già delle fotografie che arrivano dal futuro, diciamo così, oppure sono caricate di informazioni e porteranno qualcos'altro. Corrado, vuoi aggiungere qualcosa? No, mi pare sia già stato detto molto. Ok, adesso non so. Allora, siamo ai saluti. Grazie a tutti per essere stati qui, grazie Corrado, grazie Teresa, grazie Alessandra. Grazie a voi. Grazie anche che ci ha ascoltato. E grazie anche a tutti gli artisti che non erano presenti oggi, ma che sono con noi, idealmente, e che inviteremo a turno in altre piattaforme, oppure speriamo dal vivo al più presto. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ciao.